Seconda puntata di questo ciclo dedicato alle banche, all'economia, alla finanza. Nella prima puntata ho spiegato i motivi, i tantissimi motivi che mi inducono a sforzarmi di darvi tutte le informazioni in mio possesso su questi argomenti. Naturalmente non potevo pensare di averli esauriti tutti, ed infatti inizio, diciamo, a entrare nello specifico con un argomento che non era stato menzionato appunto nella prima puntata, ed è quello della criminalità organizzata. Ora, nessuno penso possa più immaginare una criminalità organizzata con il fucile in mano, il berretto, che va in giro a compiere rapine o altri tipi di reati. Naturalmente rimane anche quell'aspetto, diciamo così, violento e palesemente illegale, ma c'è un aspetto fortissimamente tecnologico e di competenze, e cioè il fatto che la criminalità organizzata è diventata il maggiore esperto al mondo di finanza, di economia e di informatica, cioè ha capito come utilizzare questi strumenti che moltiplicano in maniera impressionante la sua capacità di compiere reati. E che cosa, quali sono, diciamo, le attività precise che legano questi aspetti della criminalità organizzata con la finanza e l'economia? Beh, il primo aspetto è quello del riciclaggio. Del riciclaggio. E quindi per riciclaggio vediamo subito quella che è la definizione di Wikipedia. Io mi aiuto con tutta una serie di schede già preparate. E questa è la scheda di Wikipedia che appunto definisce cos'è riciclaggio, e qui entriamo nel merito di quelli che sono gli aspetti con le banche, perché le banche troppo spesso non si accorgono oppure non applicano le normative antiriciclaggio. E quindi questo è un primo dato che riguarda il 2011-2015. Spesso devono pagare delle multe miliardarie perché, ripeto, o non si accorgono o non le applicano diligentemente o addirittura in certi casi c'è persino del dolo della corruzione interna con le banche. E, banche che traggono, secondo l'Europol, come vedete, profitti di più di 100 miliardi di dollari all'anno, e questo è un dato di Europol. E come stavo dicendo, appunto, troppo spesso sono banche che sono coinvolte, questo è un articolo del 2020, e denuncia, no, denuncia, espone come il fatto, come ci siano oltre 90 banche coinvolte, tra cui banche, tra virgolette, insospettabili. In questo ciclo di video parleremo spesso di Deutsche Bank, credo che non ne parlerò mai bene di Deutsche Bank perché vi farò notare tutta una serie di aspetti negativi relativi a questa enorme banca che spesso viene considerata come un modello di virtuosismo, ma ahinoi non lo è. Basti dire che il Fondo Monetario Internazionale la classifica come la banca a maggior rischio sistemico finanziario mondiale. Questo appunto è un primo articolo. Ne faccio vedere un altro che vi fa capire anche l'entità di quelle che sono poi le ricadute su noi cittadini, perché in questo articolo che fa notare come tra il 2010 e il 2014 le banche hanno pagato 306 miliardi di dollari, quindi ripeto, in soli 5 anni tra il 2010 e il 2014 le banche pagano 306 miliardi di dollari. Per carità, questa è una cifra omnicomprensiva, nel senso che riguarda qualsiasi tipo di misfatto, comunque di irregolarità compiuta dalle banche, quindi non è solo il discorso della criminalità organizzata e quindi il riciclaggio.
ma è per farvi capire che poi naturalmente questi soldi li paghiamo noi alla fine, perché le banche pagano la multa, ma naturalmente poi si devono rivalere sulla clientela per pareggiare nuovamente i conti. E questo è un articolo del Sole 24 Ore, pone in relazione ancora una volta a quello che vi sto descrivendo, cioè il riciclaggio e la criminalità, quindi tante banche al centro di operazioni sospette. Quindi, i famosi Panama Papers, di cui tempo fa si era parlato molto, di nuovo la pubblicità, evidenziano 2100 rapporti di attività di grandi istituti di credito che avrebbero potuto aiutare narcotrafficanti, truffatori, oligarchi e terroristi. E quello del terrorismo è un'altra materia tra cui ci arriveremo tra pochissimo. Andiamo avanti. Oltre a Deutsche Bank c'è anche una banca danese, e credo che a molti di voi la Danimarca, diciamo così, stia un pochino sulle scatole, perché sembra un modello di estremo virtuosismo, ha moltissime cose assolutamente estremamente, estremamente valide, ma non è immune da cose decisamente poco simpatiche, come questa, la Danske, la prima banca del paese, sotto inchiesta per riciclaggio. Ma è un fenomeno che, ripeto, vede coinvolte tantissime banche, e i maggiori esperti mondiali di polizia internazionale, quindi sempre l'Europol, l'Interpol, dichiarano che statisticamente più grande è la banca e più statisticamente è coinvolta in questo tipo di affari non leciti. Ora, un piccolo appunto su quello che l'Unione Europea può fare. L'Unione Europea può fare innanzitutto una blacklist, cioè una lista di nazioni le cui banche hanno dei buchi sulla normativa molto ampi che consentono il riciclaggio di denaro. Ecco, questo è un articolo del 2019, ci sono stati sicuramente degli sviluppi, perché come vedete qui siamo nel sito ufficiale della Commissione Europea, e si certifica che l'Unione Europea sta continuando a lavorare per fare questa lista di paesi ad alto rischio, e a dicembre dello scorso anno ha adottato una nuova lista. Come potete vedere, questi sono i paesi in cui il sistema bancario non offre sufficienti garanzie di trasparenza e di legittimità. Mi ero segnato anche questa ricerca su un motore di ricerca, perché a questo punto passiamo anche a un altro argomento. Ho detto tutto, sì, quindi il secondo argomento è questo, e cioè che un'altra attività che è conseguente al riciclaggio del denaro è il fatto che interi pezzi del paese, in questo caso dell'Italia, vengono comprati dalla criminalità organizzata. Cioè la criminalità organizzata, uno dei sistemi con il quale ricicla denaro è comprare pezzi dell'economia, tra virgolette, dell'economia sana, quindi bar, ristoranti, alberghi, e in questa maniera ricicla il denaro. Vedete da questa ricerca come ci siano moltissimi articoli che rivelano l'intreccio appunto tra il Nord Italia, l'Italia in generale, ma io parlo del Nord Italia perché spesso viene considerata immune, spesso qualcuno associa la criminalità organizzata con il Sud Italia, centro Sud Italia, ma ahi noi, anche il Nord e in particolare il Nord-Est, come vedete, ha smesso da tempo il ruolo di area trainante all'economia italiana per diventare una complessa lavatrice di proventi illeciti.
lavatrice, quindi naturalmente riciclaggio. Un altro articolo del Fatto Quotidiano recentissimo, questo è di gennaio 2024, e denuncia come addirittura anche l'Emilia Romagna, in questo caso appunto non Reggio Calabria ma Reggio Emilia, è diventata un centro di riferimento per il nord della criminalità organizzata. E ancora, anzi no, basta, finiamo con questo appunto, perché è importante far capire a tutti come il nord Italia non sia assolutamente immune da questo fenomeno. Ma passiamo a un altro aspetto per il quale è importante conoscere bene il funzionamento del sistema finanziario e bancario, e quindi pretendere maggiore trasparenza, perché poi alla fine quello che noi come cittadini, quello che tutti i cittadini dovrebbero pretendere come minimo sindacale, è che le leggi impongano sistemi di protezione e di difesa contro le infiltrazioni malavitose. E naturalmente questo passa anche per moltissima trasparenza. Più le operazioni sono trasparenti, naturalmente più sarà difficile per i malintenzionati fare operazioni appunto non legali. Ecco, quest'altro motivo che vi dicevo è il terrorismo finanziario. O meglio, scusate, la finanza che finanzia i terroristi. I terroristi naturalmente hanno bisogno di denaro, anche in quantità decisamente importanti, e un conto è girare con una valigia piena di contanti, cosa naturalmente estremamente pericolosa e poco sicura e a rischio di essere intercettati. Un conto naturalmente è far muovere il denaro elettronico, quindi spostare denaro per via elettronica con i conti correnti, con tutta una serie di strumenti appunto digitali. Questo è sempre il sito di Wikipedia che descrive l'argomento. Qui giusto per darvi un minimo di contemporaneità, le banche accusate di aver finanziato il terrorismo, naturalmente sempre in via indiretta, ripeto, perché moltissimi esperti denunciano il fatto che la legislazione attuale non impone delle misure di precauzione, di protezione contro operazioni sospette sufficientemente robuste, sufficientemente dettagliate. Ok, questo dovevo farvelo vedere prima, quindi sempre Lombardia e Veneto, ho sbagliato l'ordine di questi siti di riferimento, quindi torniamo un attimo al fatto che in Lombardia ci sono 27 comuni oggetto di misure patrimoniali relativi all'andrangheta, e il Veneto siamo al 14%, 14% dei comuni coinvolto in questi fenomeni. E come vi dicevo prima, il fatto appunto che le mafie moderne comprano o gestiscono attività ad alta densità di contante, come ad esempio ristoranti, supermercati, bar e negozi a dettaglio, allo scopo di unire i loro proventi illegali con le entrate legali di tali aziende per ripulire in questo modo i loro guadagni illeciti. Detto questo, un tema che bisogna vedere su quale sito l'ho messo, lo recuperiamo velocemente perché era uno degli ultimi aspetti di cui volevo parlarvi. Allora, apriamo una scheda al volo, perché è in uno dei, ecco, è nel primo articolo, ma devo fare appunto la ricerca, perché volevo farvi notare questo, che un'altra strada che utilizza la mafia, le criminalità organizzate, che non è solo la mafia, è quello degli appalti. Quindi un soggetto criminale che si aggiudica un appalto offrendo un prezzo estremamente basso, semplicemente perché quello gli serve per ripulire appunto i propri proventi illeciti.
Ed ecco perché ancora una volta come cittadini è importante stare molto attenti e pretendere dalla propria politica un sistema legale che scoraggi o perlomeno non faccia calare la guardia quando si passa di appalto in subappalto, in subappalto, in subappalto, in subappalto. Ve lo dico velocemente, chi vince la gara, quindi chi vince l'appalto, deve rispondere a tutta una serie di requisiti e passare una serie di controlli, teoricamente, che ne certificano che è un soggetto pulito, un soggetto onesto. Quando però questo soggetto che ha vinto l'appalto subappalta a ulteriori aziende, ecco che non c'è più questo controllo così intenso, cala. Man mano che si passa di subappalto in subappalto, questo controllo cala. Ed ecco perché è importante invece che voi pretendiate dai vostri politici, dal partito che votate, che ci sia un sistema per cui gli appalti non possano essere un terreno per le criminalità organizzate con cui riciclare il loro denaro. Quindi questo ve lo dico appunto perché come qualsiasi cittadino dovreste proprio pretenderlo dai vostri partiti. Quindi in definitiva le mafie riescono a sfruttare sempre di più l'anonimato e le grandi potenzialità dell'informatica legata appunto al mondo delle finanze, in particolare con l'ultima moda, che è quella delle criptovalute, che anche questa dovremmo trovarla, eccola qui. Quindi non solo i classici paradisi fiscali, ma oggi anche le criptovalute usano la blockchain come tecnologia di base per nascondere e ripulire i proventi. Quindi anche sul tema criptovalute poi ci faremo una puntata dedicata, però essendo uno strumento nuovo, relativamente nuovo, non c'è ancora sufficiente normativa, non c'è un quadro legislativo sufficientemente protettivo, proteggente nei confronti di operazioni illecite. Quindi quando si parla di criptovalute, per carità, io non voglio prendere posizione, è tutto bello, è tutto cattivo, però questo è un fenomeno da tenere di conto, così come appunto i reati finanziari continuano ad evolversi, perché appunto la criminalità organizzata, ripeto, è la maggiore esperta mondiale di informatica e di finanza, perché riesce a capito che può sfruttarne le enormi potenzialità. Bene, detto questo, io chiudo questa puntata dicendo che chi vuole ulteriori informazioni le trova già, può già approfondire con questa sezione del mio blog personale, in cui parlo molto di una delle soluzioni che ripeterò costantemente, che è quella della finanza etica e in particolare quindi di banca etica, che è una delle pochissime, per quello che ne so io, al momento è l'unica in Italia, che rifiuta clienti e transazioni su cui non ci vede sufficientemente chiaro. Cioè, se arriva un cliente con una valigia di contanti e non riesce a giustificare, ovviamente nero su bianco, in maniera riscontrabile, da dove arrivano quei soldi, banca etica non li prende. Se arriva un cliente che vuole diventare socio o anche semplicemente aprire un conto corrente e non offre camere di commercio, visure, insomma non rappresenta un soggetto sufficientemente trasparente che rispetta le leggi, banca etica rifiuta questi clienti. Banca etica rifiuta un cliente che sia sospetto di operazioni non lecite. Quindi è uno dei tantissimi motivi per cui io continuo a consigliare questa banca, che non è perfetta, perché nessuna organizzazione umana è perfetta, però come standard appunto rifiuta denaro proveniente da operazioni, da soggetti
che non siano sufficientemente certificati, sufficientemente chiari come provenienza e come trasparenza. Trovate moltissimo altro materiale di approfondimento in questi libri riassunti, ce ne sono 7-8 che parlano appunto della materia banche, finanza, economia. E se invece volete avere il riassunto delle attività dei miei 10 anni di Senato, in cui ci sono anche molte attività bancarie, non solo sull'energia, ma anche sulle banche, vi ricordo che appunto potete scaricare gratuitamente questo libro, che ripeto, è un resoconto, lo trovate appunto in Edizioni Ambiente, assolutamente gratis, e qui c'è il resoconto dei 10 anni in Senato del sottoscritto, dal 2013 al 2022. Quindi tutta la parte di superbonus, di comunità energetiche, di efficientamento energetico, di economia circolare, e naturalmente anche la parte appunto sulle finanze, sulla finanza è il capitolo più corposo, e quindi anche questo lo trovate gratis. Detto questo, credo di avere assolutamente finito, quindi io con calma andrò avanti con le prossime puntate, e tutte quante naturalmente le troverete nel mio blog, quindi vi do appuntamento alla prossima.